Salve a tutti, avvaliti del web. Il profeta, dopo una giornata proficua al lago con la donna profetica, mi sono mangiato. Alla stamattina, che cazzo mi sono mangiato? Una baretta. Dice che cazzo mi frega, invece te deve fregare, perché il profeta ti dice quello che si è mangiato. Una baretta proteica. Una pizza proteica, quindi siamo stati sul proteico. Che vabbè, pareva di gomma, che veramente sembrava dei caucciù. Ho messo pure un po' di pomodorini buoni che mi ha dato amico mio, mio fratello Leonardo, che saluto. Ciao Leo. E poi che abbiamo fatto, ragazzi? Sono andato al lago, mi sono preso un bel gelato dei quattro gusti, vediamo dopo se ve lo faccio vedere. Mi sono preso a Nutella, poi pistacchio, sì, pistacchio, nocciole, poi panna, poi che abbiamo preso? Boom, mi ricordo. Nutella. Sì, Nutella l'ho presa, pistacchio, ah, e cioccolato fondente. Sono tornato a casa, poi mi sono mangiato anche un gelatino, uno stick di quelli al limone. Sono tornato a casa con la donna profetica. Molti dicono: "Ah, proprio, ma che fate il digiuno la sera?" E certo, becca questo digiuno di 200 grammi di riso, 200, no, 150 grammi di petto di pollo e 200 grammi di fiocchi di latte in più. Becca di sta Coca Zero, va. E stiamo in fase di definizione. Com'è sto riso? Sublime. Questo è del Jerry Scotti. Infatti, lo sento che mi si sta gonfiando dentro. Molti in fase di definizione hanno 40 grammi di carboidrati. Capirei, i carboidrati del Johnny Stecchino. E il profeta vi ricorda 2700 calorie sui 300 carboidrati. Carboidrati che per me sono pure pochi. Grassi in questa strategia li sto tenendo un po' più alti, per vedermi maggiormente più, un po' più tonico, un po' più pieno. Cioè non più, più pieno, un po' più denso. Da fare un gioco di parole, po' 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 po'. Comunque oggi insomma anche le mutande. Quindi se adesso mi alzo dal tavolo, tutti quanti vedranno il membro profetico. Ma ve lo faccio vedere, perché com'è il Vaticano. Com'è la cappella di San Pietro, c'è presente, no? Quindi è meglio che lo oscuriamo. La donna profetica mi ha fatto fare così, dice: "Te faccio un culo così a profè". Comunque ragazzi, sto pensando già a un nuovo format. Visto che c'è Ser Franchino il criminale, hai visto che fa il giudizio nelle varie parti dove si mangia meglio? Sto giudizio può dare al profeta la verità, l'unico che può dare veramente giudizi reali, anche perché lo sapete che sono uno che magna, no? Franchino sì, vabbè, magna, ma che magna? Magna poco. E al profeta si divora la scena. Quindi, o vi piace o non vi piace, faremo un format, però se vi piace o non vi piace, mo scrivete nei commenti. Il profeta andrà per strada, nelle parti magari di Roma, oppure dalla provincia, andiamo nella Tuscia, e giudicheremo i piatti tipici, oppure magari le pizze e i gelati, e vi dirò se sono profetici o meno. E del profeta vi potete fidare. Comunque, la settimana scorsa volevo assaggiare la pizza di Boncica, donna profetica, visto che il Bonci questo faceva tutte queste pizze sfiziose, dico, tutti dicono che è buona, ma assaggia il profeta e dice lui se è buona. Sono andato a vedere, c'è stata una fina in mano, vabbè, ovviamente tutti stranieri. La donna profetica giustamente dice: "Profè, anzi amore mio profetico, andiamo a vedere se sta pizza comunque costa tanto, perché a me mi sembra che, cioè, magari i prezzi sono triplicati". Ho fatto: "Ma te preoccupa, ma te pare costerà 3 euro in più, quanto potrà venire?". Allora la donna profetica è entrata e gli ha chiesto: "Ma quanto costa sto pezzo di pizza?". Quella gli ha detto: "Guarda, costa 40 euro al chilo". Tacci su, ha detto 40 euro al chilo. Ho detto: "Vabbè, ma per esempio questo pezzettino qui, che era un pezzettino pizza bianca con i peperoni, che era pezzettino così, 12,50 euro. Appena me l'ha detto ho fatto: "Sai che te dico, andiamo via, che con sto pezzo di pizza mi ci pulisca il culo i peperoni". Ho capito che la materia prima è buona, i peperoni sì, ma sti peperoni dove cazzo l'ha presi? La pizza è sempre farina, cioè non è che io posso pagare 12 euro per un pezzo così, tutta nomea. Allora siamo andati a Piazza Trilussa, abbiamo preso la pizza lì, veramente molto buona. Tutto marchio, ma te posso pagare 12 euro per un pezzo così che mi ci pulisco i denti io così? Poi il profeta che magna, dopo mi tocca andare a mangiare quello che ha manca antipasto, che era o suzzi, che quello quando gli dicevo che mi fa assaggiare quando è cotta la pasta, mi fa assaggiare così un pezzo di pizza, vabbè. Sempre regolate con sti prezzi, non ci viene più nessuno a mangiare, come certi locali, certi ristoranti, hanno certi prezzi veramente da capogiro.
A vista costa 12 euro. Va a mangiare Lidl, a peggio schifezza, a paghi un euro in più rispetto all'anno precedente. Ma che cazzo vi siete messi in testa? La benzina è aumentata, adesso è arrivata a 2 euro al litro. Ma che pensate, chi cagamo sti sordi? Piccola parentesi. Giusto? Tra po' famo come aceto, andiamo sotto i punti. Siete esagerati, ho capito la materia prima, ma a me che cazzo mi frega sta materia andava presa. È sempre comunque farina, che è lievito, farina, impasto, quanto la pagata mai, su. Qualità o quantità? A sto punto preferisca la quantità, almeno mi sazio. Non so manco come sono uscite queste riprese, questo è un video spartano, alle origini. Quindi, un appello che faccio al governo. Datevi una regolata, e più che altro... Pensate a diminuire i soldi che prendete voi, dice qui sono frasi fatte, è la realtà. Diminuite i vostri introiti, perché per non fare un cazzo prendete 15.000 euro al mese. E la gente, date la possibilità. Uno, aumentate gli stipendi alle persone, ai lavoratori. Date una mano per le pensioni alle persone bisognose. E questi prezzi ormai ancora che si sono inventati, che c'è sta il rincaro, che sono arrivati veramente, che te prendi un pacco di pasta, tra poco paghi 15 euro. C'entra un po', neanche al bar si può andare. Dici, vabbè, vado con la mia ragazza, vado al bar, la prendo un caffè. Mi sono visto quel servizio, dove stavano a Venezia. Uno ha preso due caffè e due panini 50 euro. Se ero io gli davo 50 carci al culo. Dice no, perché è un'esperienza stare qui, un'esperienza. Ma mo te la faccio fare io, un'esperienza te la faccio fare. Mezza piotta per più due caffè e due panini. Ma che cazzo, ma dove sta scritta? Oh. Sta diventa veramente invivibile. Molti mi dicono, ma profè, devi mangiare meglio, roba più prelibata. Ma già la merda costa tanto. Se vado a mangiare la cosiddetta roba prelibata, che dobbiamo 4.000 euro al mese. Quindi, datevi una regolata. Comunque, chiudiamo questo video in questa maniera. Ci saranno ovviamente altri video inerenti all'allenamento. Ora vediamo quello che cazzo mi passa in testa, perché comunque il profeta vedo sempre una direzione e una via. E poi faremo anche questi format di andare a giudicare il gelato, la pizza profetica o non profetica, quindi daremo questo giudizio o profetico o non profetico dei vari alimenti, insomma, roba spiziosa che c'è sta. Detto ciò, fate una cosa, anche voi scrausi falliti del web, che c'è stava un soggetto che mi ha detto, profè, te mangia la pizza sui scalini come i barboni. Ammazza, mangia la pizza sui scalini e da barboni, ma mi sa che tu a Roma non ci sei mai venuto, quando cazzo vivi sulla galassia? Bah, non capisci la vera essenza del romano. Stare sulle scale, stai sui San Pietrini che ti mangi una bella pizza in maniera spartana, ma tu non ci capisci in cazzo, già si vede, anzi, già come ti chiami ho visto nei commenti, Knack Rack, ma che cazzo sei io? Ma che fa parte del racket? Knack Rack, mi sa che ha fatto crack stavolta, comunque pure te, Anano, Knack Rack o come cazzo ti chiami, ho visto pure che te prendi le bombe, hai scritto su altri canali, mettermi piace al video del profetico e dopo vattene a fanculo, ti saluta Rack. Beh. Becca del suo grazie, va.